si avvicina a lei e iniziano a parlare. Vuoi assaggiare? Vuoi assaggiare, ti piace? È un cibo tipico del mio paese, il riso con l'aglio, c'è zucchero, c'è anche la cannella, un calo di odore. Sai che noi in Italia, a Bologna, siamo un cibo molto simile, tipo, si chiama torta di riso. Davvero? E porta anche cannella, quello. Sono pugliese, non lo so. Chiamaretti. Però si assomiglia. No, forse sì, è vero. Ma assaggia più o meno. Posso, davvero? Sì, certo. Assaggia, dopo vediamo, magari possiamo anche fare la cena insieme. Certo, non sei quello di altro. Ma dai, so proprio di avere un interesse in comune. In camera sua le manca sicuramente molto la sua mamma, perché non la vede da diverso tempo, e un qualcuno che comunque la aiuti e la supporti in questo momento. Rossella torna a casa sempre stanca. Rossella sempre molto stanca e sente un po' il solito odore che non le piace e che non sopporta, e quindi cerca Cecilia per comunque ridire le solite cose, e però la cerca, la trova. Ma hai preso qualcosa? No, ma non niente, non potevo mai. Ma ti faccio un tè, dai, ti preparo il tè. La conclusione è questa: conoscersi, ascoltarsi, aiuta a superare il pregiudizio.